Ciao a tutte, ben arrivati in un nuovo video. Questo video riguarderà alcune strategie che io personalmente, e qua non voglio insegnare niente a nessuno, adotto per tenere casa sempre profumata e in ordine. Allora, partiamo da una delle regole che secondo me è fondamentale. Ogni cosa ha un suo posto, quindi cerco sempre di andare a rimettere a posto, magari se tiro fuori una cosa e poi la lascio messa sul tavolo, ad esempio, cerco ecco di non lasciare le cose in giro per casa per troppi giorni o comunque sia per troppo tempo. Quindi se prendo, cosa ne so, la bottiglietta dell'acqua che in quel momento sto bevendo e la lascio in sala la sera prima di andare a dormire, o magari appunto subito quando ho finito di fare le mie cose la vado a rimettere al suo posto. Quindi diciamo che cerco sempre di non lasciare le cose sparse per casa, anche se ammetto, cioè ogni tanto anch'io ho i miei momenti di disordine, ecco, diciamo che non sono perfetta, penso che nessuno lo sia. Diciamo che appunto cerco sempre di andare a rimettere ogni cosa nel suo cassetto, nel suo pensile, a posto. Quindi cerco sempre di non lasciare troppe cose sparpagliate in giro per casa, anche se ammetto che alcune volte mi capita, ma cerco sempre di correre ai ripari nei tempi brevi. La seconda cosa, che può sembrare veramente banale, però secondo me non lo è, faccio girare l'aria puntualmente ogni mattina, il che vuol dire che se ci sono 30 gradi o ce ne sono 4, io apro tutta casa. Può sembrare una cosa veramente banale, me ne rendo conto, però insomma non è una cosa così tanto per scontata, insomma so anche di gente che non apre in casa, ad esempio. Io apro tutto, faccio fare una bella mezz'ora, ecco, di cambio dell'aria in casa durante il giorno, ecco, diciamo che magari appunto non ci sono, quindi è una cosa che tendenzialmente faccio al mattino quando faccio prendere aria a letto, faccio prendere aria a tutta casa. E quindi nel fare prendere aria a tutta casa, diciamo, facciamo uscire l'aria viziata, sicuramente entrerà tanta polvere, ma che poi andremo a ripulire, e quindi diciamo che appunto far girare l'aria contribuisce anche un po' a quelle piccole strategie che sono veramente utili. La terza cosa che faccio è cerco di avere una costanza nel fare le pulizie, le piccole pulizie quotidianamente. Per piccole pulizie intendo passare lo scopino della polvere in camera, in studio e all'ingresso, e passare, se riesco, l'aspirapolvere tutti i giorni. Chiaro che se non è una cosa che riesco a fare tutti i giorni, la faccio magari un giorno sì, un giorno no, poi non avendo comunque animali domestici in giro per casa, diciamo che non ho il problema magari di peli, eccetera. E per la terza cosa che intendo come pulizie, insomma diciamo piccole pulizie tutti i giorni, la pulizia del bagno, che cerco di fare appunto quotidianamente, o al mattino prima di uscire andare al lavoro, oppure magari la sera quando rientro, ovvio sempre se non è troppo tardi, comunque sia passare magari lo scopino della polvere, ecco, se non riesco a passarlo al mattino cerco sempre di passarlo la sera. Quindi avere una piccola costanza nelle piccole pulizie ci aiuta a non sovraccaricarci magari di lavoro, mi viene in mente nel weekend, che non è il mio caso perché magari io appunto lavorando il weekend, insomma non è con la giornata che la dedico alle pulizie, però per arrivare magari al sabato a non dover spolverare, passare cioè a non fare troppe cose troppo grosso, ma avere comunque mantenuto un minimo di costanza nella pulizia durante il corso della settimana, secondo me aiuta tantissimo al appunto avere una casa pulita e ordinata. Una quarta cosa, e che secondo me può sembrare stupida, però non lo è, prestare attenzione al tipo di profumazione dei detersivi, diciamo, mi viene in mente per la pulizia ad esempio del bagno, che utilizzate. Ad esempio io ora ne sto provando uno di cui poi vi parlerò quando ne ho provato, che ha una profumazione per la pulizia dei sanitari, che ha una profumazione chimica ma pazzesca, che proprio non mi piace perché non mi dà quell'idea di profumazione di pulito. Quindi mi è venuto in mente appunto mentre prima stavo finendo giusto di pulire il bagno, che ad esempio anche la profumazione magari del tipo di detersivo che utilizziamo per la pulizia dei sanitari piuttosto che per la pulizia dei pavimenti del bagno fa tantissimo, perché comunque sia quando voi avete finito appunto di pulirlo durante il corso della giornata il bagno comunque resta fresco, resta pulito, insomma, quindi c'è nell'aria quella profumazione
che magari appunto vi piace e ad esempio io ora ho cambiato anche il detersivo per i pavimenti per provarne altri, forse perché il mio non era andato in offerta, ora non mi ricordo bene, e in particolar modo quello che sto utilizzando per il bagno, ecco, non mi fa impazzire come mi faceva impazzire uno che usavo prima, che infatti devo andare assolutamente a ricomprare perché quel detersivo per i pavimenti per me era fenomenale per il bagno perché appunto rimaneva un odore di pulito per tutta la giornata. Da non sottovalutare è anche i profumatori per ambienti, secondo me, non sono una cosa da sottovalutare. C'è da dire che ce ne sono alcuni che magari li sentiamo in negozio ed effettivamente poi una volta arrivati a casa non fanno profumo. Ce ne sono tanti altri che secondo me, appena trovate il vostro profumatore per ambienti, è l'ideale. Perché appunto, finito di far girare l'aria, avete passato l'aspirapolvere, eccetera, volete dare quel tocco in più. Girate i bastoncini, ecco, di norma dicono girarli una volta a settimana. Io li giro un giorno sì, un giorno no, perché a me piace così. E la casa rimane profumatissima. Io, ad esempio, ne ho uno in ogni stanza della casa e mi ci trovo benissimo. Al di là dei profumatori per ambienti, diciamo quelli con i bastoncini, io utilizzo tantissimo anche appunto quelli con la presa. Quelli con la presa che, ecco, non amo lasciare attaccati durante il giorno, però, ad esempio, magari se scovo una profumazione che mi piace particolarmente, magari appunto se sono in casa la lascio attaccata in bagno, oppure magari la lascio attaccata all'ingresso, eccetera, eccetera. E da non sottovalutare anche profumatori, quelli spray. Io in particolar modo in questo periodo ne sto utilizzando uno che mi sta piacendo molto molto molto, di cui però voglio parlarvi un pochettino più avanti. E quindi magari cosa ne so, vi capita di fare da mangiare, magari avete paura che l'odore vi rimanga troppo nella stanza, io vado, spruzzo e passa tutto quanto, però insomma temporeggerò un pochettino per mostrarvi. Magari farò proprio un video dedicato ai profumatori per ambienti, magari che ho utilizzato, che sto utilizzando un pochettino più avanti. Quindi ecco, diciamo che il profumatore per ambienti è una cosa snobbata da tanti, ma veramente dà quel tocco in più di pulito e freschezza in casa. Ultimissima cosa, cerco di organizzare al meglio gli spazi, il che vuol dire che cerco di sistemare al meglio all'interno di pensili, cassetti, eccetera, le cose per evitare che ci siano troppe cose in giro. Diciamo che ecco, mi piace avere magari le varie decorazioni in giro per casa, ma non all'eccesso, anche perché poi comunque si vanno pulite, cioè quindi diciamo che più cose avete, più polvere poi avete da togliere. E quindi cerco di avere sempre piccole cose, ma non troppo, quindi la giusta via di mezzo. E questo può sembrare una cosa, anche questa magari molto banale, però effettivamente non avere poi troppe cose da spolverare, da risistemare, eccetera, comunque sia, è veramente un jolly. E niente, queste sono le strategie che io, piccole strategie che io personalmente adotto per cercare di tenere casa il più possibile pulita e in ordine nella quotidianità. Io spero che questo video vi sia stato utile. Fatemi sapere se anche voi avete delle vostre tecniche particolari, che sono sempre molto curiosa. E ci vediamo al prossimo video.